Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale per questo 50esimo episodio incredibile con la carriera allenatore su FIFA 16 che ormai si è inoltrata. È successo praticamente di tutto e come avete visto dal super episodio precedente uscito pochi giorni fa abbiamo fatto un mercato pazzesco, abbiamo veramente un dream team. In questa stagione vedremo molte belle cose, abbiamo ancora dei movimenti di mercato da fare perché sappiamo che vogliamo andare a cedere i turbe. Eravamo in trattativa, lo siamo ancora con il Bayern Monaco per Mehdi Bennassia, però c'è l'unico particolare che ci mancano i soldi, quindi a questo punto dovremo variare l'offerta che avevamo fatto al Bayern Monaco. In realtà, ecco, stavo sbagliando, non abbiamo messo come contropartita i Turbe, ma Bennassi, e ovviamente i Turbe dovrebbe partire per concederci di acquistare insomma Bennassi a titolo definitivo, altrimenti andremo sul prestito con diritto di riscatto. Insomma, ne vedremo delle belle anche oggi, ma soprattutto tre big match per questa Roma, perché giocheremo i preliminari di Champions League andata e ritorno contro lo Young Boys, in mezzo la prima giornata di campionato Roma contro Juventus, le due squadre che hanno chiuso la passata stagione con la vittoria dei bianconeri in Coppa Italia, che insomma ci ha fatto molto male, ma siamo pronti già a rifarci. Il problema è che mi preoccupa l'ingaggio anche di Benassia, oltre al prezzo, insomma, sì, non abbiamo assolutamente i soldi per prenderlo, quindi dobbiamo cedere assolutamente i turbe, altrimenti se entro l'ultimo giorno di mercato non riusciremo a cedere i turbe, anche se siamo ancora a metà mese, quindi può succedere di tutto, andremo sul prestito con diritto di riscatto, anzi diciamo entro un paio di giorni, perché altrimenti poi rischieremo di non fare in tempo. È tutto pronto per l'inizio di questa nuova stagione. La prima partita ufficiale sarà in trasferta contro lo Young Boys, preliminare d'andata della Champions League, stagione 2017-2018. E allora direi di andare in campo. Il mercato estivo ha fatto sognare la Roma, ma è il momento di tornare con i piedi per terra. Siamo in Svizzera. Lo stadio è quello dello Young Boys, un avversario che sulla carta è inferiore, ma sul campo lo sapremo dopo questi 180 minuti. Preliminare d'andata della Champions League, la Roma deve passare da qui per sognare veramente in grande in questa stagione. Quindi andiamo subito a leggere le due formazioni con lo Young Boys che ci mette di fronte questi 11 dai nomi abbastanza impronunciabili. La coppia offensiva è composta da Tabakovic e Orau, poi gli altri insomma li avete visti in grafica, ma ci metterei 10 minuti solamente a dirli. Roma che risponde con il 4-2-2-2 con Dragoschi in porta, da destra a sinistra linea difensiva di Florenzi, Manolas, Umtiti e Declan John, davanti alla difesa De Rossi e Nainggolan, Ronaldo e Salah sugli esterni, Carlitos Bacca e Pierre-Emerick Aubameyang, i due terminali offensivi. È tutto pronto per l'inizio del match. Sono curioso di vedere come questa Roma, completamente rimaneggiata in questa sessione estiva, andrà a giocarsi questa partita oggi contro un avversario che, ripeto, sulla carta è inferiore, ma dobbiamo dimostrarlo noi sul campo. È veramente tutto pronto, lo Young Boys dal calcio d'inizio, è cominciata questa nuova stagione. Mani, in verticale subito De Rossi a capire tutto, in verticale per Aubameyang, sta partendo anche Bacca nello spazio servito. Bacca, attenzione, prova a convergere, chiuso, a rimorchio De Rossi. Prova a tenerla dentro ancora da Bacca, al limite Bacca, ha visto Ronaldo, anche Nainggolan che calcia subito! Nainggolan! Due sul cronometro, la sblocca la Roma con il belga su assist di Carlos Bacca. Young Boys 0, Roma 1, che partenza! Che partenza dei giallorossi! E tra l'altro questo è un gol molto importante perché è in trasferta è fondamentale segnare il più possibile, considerando che è anche una sfida d'andata questa. Rivediamo il tutto con la Roma che è pronti via. Ha rubato il pallone e poi ha fatto gol. E gran gol, grande palla di Bacca, gran destro di Nainggolan piazzato. Nulla da fare per il portiere dello Young Boys. E subito doccia fredda per i padroni di casa. Ora Ronaldo, eccolo il primo pallone toccato da CR7 in maglia giallorossa. Allarga per Bacca. C'è Aubameyang dalla parte opposta. Si ferma Bacca, va dentro ancora Ronaldo. Servito Ronaldo in porta. Vogo la tiene lì, il primo squillo di CR7 e non stoppa benissimo. Bacca ne vuole approfittare, gliela porta via Bacca e pesca De Rossi. Da lì può anche provare Daniele che calcia da lontanissimo. Piega le mani a Vogo che la rimette in calcio d'angolo. Continua a giocare da sola questa partita. Salà sul pallone, fuori per Nainggolan questa volta. Vuole coordinarsi il belga che prova a giro sul fondo. L'avevo vista dentro. Servito Carlos Bacca, sta partendo Ronaldo a sinistra, il pallone questa volta filtra. Occhio a CR7 che vola, in linea di rigore, Ronaldo col destro! Vogo di coscia, la mette in calcio d'angolo. Entra ancora per Aubameyang, da lì può provare, calcia in porta col destro! Pierre-Emerick Aubameyang, il raddoppio della Roma, è già chiusa la pratica, anche virtualmente, considerando che era già chiusa per come stava giocando la Roma in questa partita, veramente 34 minuti di Roma. Con tante palle gol,
solo due i gol. Bacca, dentro per Salah, c'è lì vicino Ronaldo, servito Ronaldo al limite, la fa girare Mbogo, questa volta col gran miracolo. Grande risposta del portiere dello Young Boys, che sta tenendo a galla i suoi. Cross di Nainggolan verso Umtiti, e se poi mi faceva questo veniva giù lo stadio. Non ha particolare fretta, quindi offre a Von Bergen, poi Zakaria dentro dal compagno, poi Afum dentro per Sulemani, l'assist, Sanogo dentro, 2-1 il gol di Sulemani. E quindi si riapre legittimamente il discorso qualificazione, che se sono relativamente preoccupato, sono sincero, che l'avversario è quello che è, ma è anche vero che noi dovevamo stare già in vantaggio di 4 gol prima che arrivasse questo. E quindi Miralem Sulemani fa 1-2, riapre tutto anche in vista del ritorno. Stiamo meno tranquilli, anche perché questo è veramente il primo tiro pericoloso che ci vanno in questa partita. Ora Roma che comunque vuole ristabilire le distanze con Depay che va al cross verso, anzi Florenzi va al cross verso Depay, poi ancora Florenzi la rimette dentro e qui calcio d'angolo ancora. 3 di recupero, la Roma comunque vorrebbe tornare in vantaggio di 2 gol per stare più tranquilla. Ora Manolas colpisce male, palla verso Nainggolan che va, Nainggolan ancora chiuso, tra riprende, dentro per Depay che vuole girarsi in porta, calcia male, inclusione respinta, ancora Roma che chiude comunque in possesso con Kanté, ma finisce qui 2-1 della Roma, che comunque ha convinto e ha battuto lo Young Boys a casa loro. È anche vero che quell'uno si poteva evitare, perché è arrivato praticamente allo scadere dopo una partita perfetta dei giallorossi, che però hanno avuto la colpa di segnare solamente 2 gol e di prenderne soprattutto. A questo punto siamo pronti comunque a procedere con il calciomercato, sperando ovviamente che arriveranno notizie. Adesso io avanzerei giusto di un giorno e poi, se non si sblocca la situazione almeno per i turbe, andiamo su... no, non si è sbloccato assolutamente nulla. Andrei a questo punto a provare a cambiare il metodo, insomma, di acquisto di Mehdi Benassia, passando da un acquisto secco ad un prestito con diritto di riscatto. Solo che non possiamo, qui ci dicono, perché dobbiamo di fatto aspettare che scada il tempo di fatto. Non sono arrivate ancora notizie, solo che noi non possiamo, siamo un po' bloccati, perché di fatto dobbiamo aspettare che il Bayern Monaco dia per rifiutata l'offerta, per poi andarne a fare un'altra, perché al momento dobbiamo solamente trattare con il giocatore, e questa purtroppo la fregatura, e quindi non si può fare nulla, dobbiamo aspettare e basta. Andiamo a giocare contro la Juventus, apriamo questo campionato con una partita che parla da sola. Abbiamo ancora negli occhi la sfida di Coppa Italia, eppure siamo già pronti a ripartire. Non c'è tempo per il calcio d'agosto, perché questa è Roma-Juventus, è la prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Buonasera dallo Stadio Olimpico, è il 19 agosto 2017, le due squadre stanno scendendo in campo in questo istante con molti protagonisti, molti che sono cambiati. Il primo lo vedete qui, Cristiano Ronaldo, l'acquisto più oneroso da parte della Roma quest'estate, l'acquisto che nessuno si aspettava, la formazione identica a quella che abbiamo visto 3 giorni fa in Svizzera contro lo Young Boys, una Roma che ha fatto impazzire in questa sessione estiva di mercato e che soprattutto ha fatto impazzire 3 giorni fa contro lo Young Boys, anche se l'avversario stasera è nettamente diverso, nettamente più forte, e allora siamo pronti a vendicare quella sconfitta in Coppa Italia e a cominciare un nuovo cammino. De Rossi, dentro il pallone per Aubameyang, a destra sta partendo Salah che viene servito, pallone per Mohamed, occhio all'egiziano che rientra sul sinistro, poi torna sul destro, Salah fa tutto da solo, è passato con la magia, Salah dentro il pallone, Nainggolan la manca, mamma mia cosa aveva fatto Salah, una magia incredibile. Beltram, va per me dentro ancora per David Alaba, dal fondo può inventare qualcosa, al centro c'è Manzo che ciocchia Verratti, però da quella parte esce Dragoschi e fa il miracolo su Verratti, poi si salva la Roma, grande occasione per la Juventus, proprio con Marco Verratti. Adesso riparte veloce la Roma con De Rossi, dentro al campo per Salah, sta partendo anche Bacca, il lancio è proprio verso il colombiano, con De Vrij che va a chiudere, sta esplodendo la partita. Aubameyang, occhio alla sovrapposizione di Florenzi, servito benissimo, al centro si butta Bacca, dalla parte opposta arriva anche Ronaldo, Florenzi al cross, bello per Bacca, De Vrij, è come un gol questo salvataggio su Carlos Bacca, palla in calcio d'angolo. C'è una grandissima Roma comunque sulle ripartenze, occhio al pallone fuori per Umtiti che la mette giù e si coordina male con Verratti che respinge. Adesso il cambio di gioco, c'è John in pressione a dar fastidio, allora la palla diventa buona per Bacca, attenzione alla Roma, Bacca l'alza per Ronaldo e non filtra questo pallone con l'ottima copertura da parte di De Vrij, ma non lascia recuperare, allora Roma che insiste, John dentro per Ronaldo, occhio al CR7 che può andare, c'è largo a destra Salah, servito Aubameyang che la gira per Salah, poi Ronaldo, attenzione CR7 sul fondo. Cosa si è mangiato Ronaldo? Allo scadere.
Nainggolan ancora per Ronaldo, che deve rifarsi dopo un errore clamoroso. Occhio a Ronaldo che sale, in mezzo al campo Nainggolan, l'ho visto e lo ha servito. Occhio a Nainggolan che calcia immediatamente, Nedo respinge e poi c'è Alaba. Finisce qui il primo tempo, è 0-0 dopo la prima parte di gara allo Stadio Olimpico tra Roma e Juventus. Gran bella partita comunque. Offre Aubameyang, sta ripartendo ancora la Roma con Pierre-Emerick, che ha visto Bacca solo. Attenzione a Bacca che può fuggire, perché se lo dimenticano il controllo non è perfetto. Ma rientra ancora Bacca, c'è dentro Aubameyang che parte, l'assist per Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang la sblocca al 66esimo. Roma 1 Juventus 0, è cambiata la musica. Esplode l'Olimpico col gol del giocatore più atteso, Pierre-Emerick Aubameyang. Era mancato quella sera, era l'assenza più importante, perché giocava ma in realtà no, ci aveva lasciato in 10 giocando una partita pessima. E questa volta si fa trovare pronto sull'assist di Bacca, lui che ha avviato l'azione, la mette dentro. Roma 1 Juventus 0. Pereira, insiste la Juventus adesso. Pereira alla tre quarti, va dentro da Alaba che calcia col destro, respinto ancora Alaba lì, De Koski col miracolo, la porta è vuota e arriva il pareggio della Juventus. Incredibile, incredibile. Al 77esimo il gol di Roberto Pereira. Altra sbavatura però della Roma. Guardate, con molta fortuna qui Alaba riesce a calciare, poi De Koski respinge un tiro potentissimo da pochi metri e non riesce a metterla sull'esterno. 1-1 all'Olimpico da Kanté. Servito Maximen, spalla alla porta, ora si gira. È anche in zona tiro Maximen da lì. Poi vede Depay, prova Depay, deviazione, Neto! Depay con dentro Maximen, servito, occhio allo scambio tra i due. Sul secondo palo sta arrivando anche Ronaldo, l'ha visto Depay che lascia partire il cross, deviato e calcio d'angolo per la Roma. Ultimo giro d'orologio e poi se la recupero. Tutti in avanti. Lo stadio che grida un titi, Neto, la palla rimane lì e poi si salva la Juventus. Guardate quanto sono fortunati loro, nelle mezze palle riescono sempre ad allontanarla. Un titi. Florenzi, in mezzo al campo c'è Depay solo, servito Memphis che torna da De Rossi, arriva anche Kanté. Occhio a Kanté che si coordina col destro respinto, ancora Roma, ultimo assalto. John butta dentro questa palla verso Depay, messa fuori, tutti a guardare l'arbitro ma si gioca. Florenzi la perde, poi la recupera, anche no perché Beltrame gliela porta via, ma finisce la partita. Applausi a Roma e Juventus dopo questi 90 minuti, è 1-1 che sicuramente non ci consente di vendicare quella sconfitta, assolutamente no, non siamo soddisfatti del risultato, ma è solo la prima di questo campionato, è solo la prima di 38 partite per quanto riguarda la Serie A. La strada è ancora lunga, sicuramente non era facile l'esordio contro questo avversario, ma hanno capito anche loro che quest'anno la musica è diversa, perché la Roma può far paura. Abbiamo sciupato tanto, è vero, e soprattutto abbiamo concesso un gol come la maggior parte di quelli che prendiamo, che si poteva evitare. Comunque soddisfatto della prova dei miei uomini, che fino alla fine hanno provato a vincere questa partita. Partite, un Titi e Manolas dietro mi sono piaciuti molto, indipendentemente dal fatto che poi abbiamo preso gol. Comunque sia, sono stati quasi perfetti, c'è ancora da migliorare, è vero, però sono stati quasi perfetti. E ricordiamo che abbiamo anche Maguire. Purtroppo non si può avere tutto, abbiamo comunque fatto un grandissimo mercato, perché a questo punto non so se riusciremo a prendere Mehdi. Perez sul mercato, sinceramente non mi interessa. Vediamo qui invece un'offerta per Paulino, anche se io desidero che arrivi un'offerta per Juan Manuel Iturbe, giocatore in prestito anche Paulino. Allora ci stiamo avvicinando, eccolo qui, alla partita dello Stadio Olimpico contro lo Young Boys, 2-1 per la Roma all'andata, una Roma che sembrava il Barcellona, speriamo sia così anche stasera. Per Bacca, vuole andare Bacca, ancora Bacca, le sue finte, a sostegno c'è proprio Aubameyang, visto e servito. Occhio a Pierre, dentro per Bacca, che ci fa quasi gridare al gol. Palla sul fondo, prima palla gol al settimo. Pire, servito Nainggolan, sta rivertendo ancora Ali sulla sinistra. Attenzione a Florenzi da lì, può andare al cross, mette una gran palla dentro per Bacca. Carlos Bacca vola in cielo e porta in vantaggio la Roma. La prima volta, non si scorda mai. Roma 1, Young Boys 0 allo Stadio Olimpico. La sblocca proprio lui, colombiano, che forse chiude il discorso al 26esimo. Grandissimo stacco di Bacca sotto la sud. Il primo gol, se poi lo fai anche sotto la sud, sei un predestinato. Bacca così ha fatto. Gol importantissimo, perché ci fa stare nettamente più tranquilli. Sembrava il meno pericoloso, sembrava non poterci arrivare, invece dalle spalle del difensore l'ha sbloccata. Bakovic, non che pensare al tiro da lì. Lo Young Boys deve affrettare i tempi se vuole rientrare in partita.
Occhio qui al pallone dentro, appunto 1-1. Neanche a dirlo, Tabakovic. Il pareggio che arriva subito. Ovviamente loro adesso devono fare questo tipo di partita. La Roma deve stare attenta. Volano, a destra sta salendo Depay. Visto e servito, occhio a Memphis. Ha una prateria, Depay in aria, Depay con il destro, Mbogo. Quindi Mashaba a recuperare Emerson qui. E poi palla per Manolas, entrata durissima su Emerson, che fa infuriare i tifosi. Si gioca comunque con Depay. Kanté, sale Kanté, va dentro Maximen, lanciato, attenzione a Maximen che passa fino in fondo, Mbogo ha preso pure questa. Per Adejonai, all'indietro Davilotic. Zaccaria, cambia gioco, attenzione a Sulaimani che sale. Poi Adejonai, dentro per Sulaimani, poi l'assist, 2-1 dello Young Boys. Col gol del capitano. Il gol che gela l'Olimpico arriva all'88esimo e lo ha segnato il capitano dello Young Boys, ovvero Von Bergen. Tutto in parità, si va ai tempi supplementari per il momento. Una Roma che comunque merita questo risultato perché ha giocato questa partita come se fosse già qualificata, come se fosse un'amichevole da nulla. Il che non va bene. La Roma che non ci sta comunque. Ora Kanté, l'assist per Ronaldo che calcia una botta da fuori col pallone che termina sul fondo. Forse però c'è stato un fallo. Eh sì, calcio di punizione. Attenzione alla Roma che non è finita, c'è Depay qui. Poi l'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori in barriera che sono avanzati. Non so se far battere Depay o Ronaldo. Probabilmente va Depay. Dovrebbe farla passare sopra la barriera. Depay! Depay! Finalmente! Memphis Depay fa valere quel numero 10. La mette sopra la barriera e riporta in vantaggio la Roma. La porta ai gironi di Champions League all'ultimo respiro. Il tanto atteso calcio di punizione alla sua maniera. Nulla da fare per Mbogo. Una vittoria soffertissima, ma questo è il calcio. Anche contro un avversario nettamente inferiore abbiamo sofferto per 90 minuti, ma questo è il calcio. Attenzione, forse c'è tempo di partenza. No, perché finisce qui. La Roma è alla fase a gironi di Champions League con una sofferenza incredibile. Ma passiamo il turno. Ripeto, come ho detto prima, questo è il calcio. Roma 2, Young Boys 2. Dopo il 2-1 per noi dell'andata, si va ai gironi. Ok, siamo arrivati fino alla sfida contro il Palermo. Prima di tutto, offerta per Machine che andrà a giocare in prestito a Lanciano in Serie B. Poi, colloco il giocatore perché Wallace vorrebbe un ritocco di stipendio. Non giochi mai e vuoi pure ritocchi di stipendio? Bene, va benissimo. Giocatori impegnati con le nazionali. Non vi ho detto, ragazzi, che sono stato clamorosamente esonerato dall'Italia. Ma questo è successo nella passata stagione. Solo che avevo tagliato quel pezzo perché pensavo fosse un bug. Ma in realtà sono stato esonerato perché, come vedete, giocatori impegnati con le nazionali, a me non viene detto nulla. Mi dispiace perché volevo fare il mondiale 2018 insieme a voi, però a quanto pare non lo faremo, a meno che non ci chiamerà un'altra nazionale e poi vedremo. Comunque sono 2 milioni per il passaggio del turno. Siamo pronti a Palermo-Roma, no? Perché la vedrete nel prossimo episodio. Una Roma che dovrà vincere assolutamente, perché è vero che ha giocato con la Juve la prima, però devi subito cominciare a far punti pesanti in questo campionato, perché pesanti si riveleranno poi col passare del tempo. Vediamo un po' quale sarà la nostra fase a gironi. Marsiglia, PAOK e Bayer Leverkusen. Ragazzi, un girone abbordabilissimo. Ci ha detto veramente bene, considerando che poi abbiamo anche dovuto fare il turno preliminare, quindi teoricamente non eravamo direttamente qualificati, potevano capitarci squadre incredibili. Invece, dopo la semifinale dello scorso anno, noi troviamo un girone che, devo dire, è tutt'altro che di ferro. A questo punto, ragazzi, io vi saluto. È stato un episodio particolare perché abbiamo capito che, nonostante un dream team, perché è quello che abbiamo, non ci regala nulla nessuno. Quindi sarà una stagione di sofferenza. Sicuramente grazie a questa squadra avremo maggiori possibilità di arrivare a vincere un titolo, ma non vuol dire che lo vinceremo sicuramente. Quindi non diamo nulla per scontato. Continuate tutti a seguire questa serie spolliciando con un bel like, commentate qui sotto per dirmi la vostra come al solito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo siete già e di passare in descrizione per i vari link e social. Noi ci becchiamo nei prossimi video. Bella, raga.